Benvenuti ragazzi, io sono Jesus e oggi si riprende con me Master of Force 2 Zakrix Ninja. L'ultima volta dove non riuscivo a trovare la persona con cui parlare e siamo arrivati, scusate la freccetta, l'ultima volta siamo arrivati al Monte Grizzly e ci è stata data la suite. Quindi perché non andiamo a farci un giro in questa suite? Lei è una brutta persona. Ok, ecco la suite. Userò la chiave per aprire la porta. Tutto sto casino con una chiave? Ok, aperta. Eh? Che succede? Pensavo di averla aperta? Strano. C'è sicuramente lei che ha detto questo. L'ho detto che è una brutta persona. Apriti, perché non si apre? Credi che dovremmo chiedere al personale? Sì, ma ora mi sembrano tutti troppo occupati. Ehi ragazzo, potresti aprire la porta dall'interno, no? Sì, buona idea. Quindi devi trovare un modo per entrarci. Giusto, c'è solo un altro modo. Lo conosciamo tutti per il fondo. Ok. Troviamo un vortex. Niente vortex qua. Ce n'è uno lì sotto, ma non ho la minima idea di come raggiungerlo. Salve Aleiko. Oh, c'è un vortex qua. Spero di poter rientrare negli edifici quando sono trasformato. Non ci ho ancora provato effettivamente. Posso entrare in un edificio quando sono Mega Man? Nel primo ovviamente no, perché era tutto sopraelevato. Ma nel secondo evidentemente sì. Ok, la strada per la suite è questa, se non ricordo male. E infatti eccoci qua. Ok, sono dentro. Ops, non possono vedermi in questa forma. Devo ritrasformarmi. Dove sono i vortex quando servono? Devo ritrasformarmi. Dove sono i vortex quando servono? Dove sono i vortex quando servono? Oh, qua, uno comodamente qua. Ok, apri la porta ragazzo. Ok, cos'è? Sembra una specie di lucchetto. Credo che qualcuno abbia bloccato la porta. Ma chi farebbe una cosa del genere? E più che altro, come ha fatto a bloccarla dall'interno? A questo punto non ti resta che sfondarla. Ci proverò. Perché sfondarla? Bastava... Uno, due, tre! Proprio così. Ce l'ho fatta. Ehi ragazzi, venite! Sbaglio la voce, dicevo? Sì, oh, ok, oh, ok, capisco che sia effettivamente un'altra stanza del videogioco, ma loro dovrebbero essere tecnicamente davanti a me. Se sei riuscito a entrare lì dentro vuol dire che ti sei trasformato in Mega Man. Può darsi. Allora perché sei tornato ad essere Geo? Dovresti restare sempre trasformato. Io, ecco, lasciamo perdere. Vediamo un po'. Che stanza magnifica. Questa sì che è una suite coi fiocchi. C'è anche una cucina. Benvenuti nella suite del nostro hotel. Mi occuperò di voi durante il vostro soggiorno. Cosa? Sono un maggiordomo on the materia. Potete chiamarmi signor Baffotron. Bellissimo. È un maggiordomo di questo hotel? Un formaggiordomo? Adoro il formaggio. Posso mangiarti? Mangiarmi? No, Bud, non puoi mangiarlo. La Zaccapedia dice che i maggiordomi si prendono cura dei clienti. Il suo compito è quello di badare a noi durante il nostro soggiorno. Esatto, signorino. Ci sono altri onde materie nel personale. Rivolgetevi a noi per qualsiasi cosa. Abbiamo anche diversi servizi speciali per i clienti. Ah, scusate, insomma. Per i clienti con una forza legame elevata. Con una forza legame pari almeno a 500, avrete cuochi e musicisti personali sempre a disposizione. I miei servizi, tuttavia, sono del tutto gratuiti. Io conosco ogni singolo dettaglio di questo hotel. Se volete informazioni sul nostro macchinario, sulle onde materie, oppure se c'è qualcosa che non capite, chiedete pure a me. Ok, davvero notevole. Sarebbe bello potersi rilassare un po'. Ma dobbiamo iniziare subito a indagare. Perlustreremo questo posto da cima a fondo. Non è da te. Non è da te, ma hai detto una cosa saggia. Ti dispiace se inizio la mia indagine da Ghiottolandia? Ah, per quel motivo. Ah, ora capisco. La risposta è no. Tu vuoi solo buffarti, lo so. Geo, controlla tu Ghiottolandia. So che non verrai distratto da tutte quelle privatezze. D'accordo. Mi raccomando, se scopro che hai interrotto l'indagine per mangiare,
Non preoccuparti. Noi controlliamo tutti gli altri posti. Poi deciderò come impiegare ognuno di voi. Mamma mia, che sciollo che mi è venuto. Sì, signora. Oh. Noi andiamo, Gio. Ok. Mi piace come Luna cammini tenendo la mano destra appoggiata al fianco. Oh, Gio. Non dimenticare l'abominevole uomo delle nevi. Tranquillo, terrò gli occhi aperti. Buona fortuna, allora. Ci vediamo dopo. Scusate, mi sono scordato una cosa. Eh? Oh, è rimasto da solo? Sì, se ne sono andati. Che disdetta. Dovevo parlarvi degli sci. Gli sci? Sì, signorino. Sono gratuiti per i clienti con una forza legame superiore a 20. Superiore a 20? Come il mio. Allora gliene consegnerò subito un paio. Ricordi che gli sci sono un'onda materia. Le auguro di utilizzarli al meglio. Invierò tutti i dati al suo navigatore. Ecco. Ci ho ottenuto l'onda materia sci. Grazie. Ma ora le piste sono chiuse, vero? Esattamente, signorino. Ma questi sci sono un'onda materia, quindi può usarli ovunque all'esterno dell'hotel. Li provi non appena esce dall'hotel. Lo faccio subito. Questa onda materia non smette di parlare. È il suo lavoro, Mega. Bene, andiamo subito a Giottolandia. Ho una chiamata, però. Chi mi sta chiamando? Acceso. No, accesso. Mi dimentico sempre io accesso. E non si vede nulla. Chi è? Ehi, chi è? Geostella. Vuoi sapere di più sulla faccenda delle palle di neve, vero? Come fai a sapere che sto indagando su quelle palle di neve? So molte cose. So anche chi vi è chiuso fuori dalla suite poco fa. Lo so, perché sono stato io. Cosa? Perché? Chi sei? Vuoi saperlo? Incontriamoci alla fontana di fronte all'ingresso dell'hotel. O meglio, nello spazio M della fontana. Ha riattaccato. Come fa a sapere chi sono? Non mi piace. Potrebbe essere una trappola. Andiamo. Cosa? Hai appena detto che potrebbe essere una trappola. Ecco perché ci andiamo. Se troveremo qualcuno di sospetto, lo costringeremo a dirci tutto quello che sa. Non lasciamoci sfuggire questa occasione. Ma non fare il fifone. Andiamo. Ah. È lei che chiamava. Non c'è nessuno. Già, sembra che nessuno ci stia spiando. Io, che sollievo. Attento, scappa! Presto! Per un pelo! Avresti fatto una brutta fine. Quella chiamata era una trappola. Beh, almeno sto bene. Chissà chi è stato ad avvisarmi. Una lei, decisamente una lei. Oh, stai bene? Sì, grazie. Fai attenzione, ci sono stati molti incidenti come questo. Quella era una di quelle palle di neve, vero? Sai, ho la sensazione di conoscerti. Un momento! Sei quella ragazza, l'angelo sciatore! Ci ho visto in TV, sei... Amy Gland. Mi sembra dopo Gland. Amy Gland! Sì, in persona. Ti stai allenando per la prossima gara di campionato? Sei forte. Non dire così, sono una ragazza normale. Non è vero, tu sei... Wow. Non mi sono neanche presentato. Mi chiamo Geostella. Grazie per l'aiuto. Non c'è di che, piacere mio. Wow, Amy Gland. Non so neanche se si pronuncia così. Oh, Budzak. E anche Luna. È proprio lei. Amy Gland, sei una mia grande fan. Forse contrario. Grazie. Cosa ci fai qui, Amy? Io di solito mi alleno qui. Oh, sul serio? Quindi ultimamente non hai potuto... No, infatti, questi incidenti mi impediscono di allenarmi. E tra poco una gara di campionato, purtroppo. Faremo il possibile per aiutarti, Amy. Siete davvero gentili, grazie. Figurati, faremo di tutto per te. Geo. Presa, hai qualche problema? Sei tu il problema. Non dovresti indagare sulle palle di neve a Giottolandia? Invece di trovarti qui a fare lo sdolcinato con una ragazza... Non sto facendo lo sdolcinato, Presto, stavo solo parlando. Non ti mischiare, Mood. Voglio sapere perché fa tanto lo sdolcinato. Aspetta, è un grosso equivoco, Press. Spiegami perché corri dietro le ragazze quando dovresti indagare su quelle palle di neve, Gio. Non è così. E mi ha salvato. Capisco. Ti ha salvato solo per avvicinarsi a te, i soliti trucchetti. La sono lunga su queste cose. What?
No, non hai capito niente. Oh, ti sei schierato dalla sua parte, Geo? Press, cerca di calmarti. Zack non sei abbastanza... Cosa sta succedendo? Zack non sei abbastanza alto per intrometterti in questa storia. Adesso ne ho proprio abbastanza. State pure con lei se ci tenete tanto. Dovreste vergognarvi, tutti e tre. Se vi piace tanto, passate pure il resto della vacanza insieme a lei. Ok. Risvolto negativo, decisamente. Oh oh, è infracita. Ho fatto qualcosa di male? No, non è colpa tua. Quando l'ho pressi fisso su una cosa, nessuno la può fermare. Sì, non preoccuparti, Amy. Comunque dobbiamo fare qualcosa con questa enorme palla di neve. A proposito, penso sia stato l'abominevole uomo delle nevi a tirartela contro. Come sarebbe a dire? Vedendo una palla di neve vagante, ho pensato, cos'è? Poi ho visto lui, l'abominevole uomo delle nevi. E subito dopo è svanito, credevo di aver immaginato tutto. Mega, pensi che sia... Sì, osserva la neve con il visualizer. Ok. Da quando in qua la neve è sormontata da altra neve? Cos'è? Da un virus a forma di neve, scusate. Un virus M. Scommetto che quel mostro vive nel mondo delle onde. Anche secondo me. Ehi Geo, è successa la stessa cosa ad altre persone. Questi cileni non solo mettono in pericolo la vita della gente, ma rovinano gli affari. Qualcuno dovrebbe fare qualcosa. Io dovrei fare qualcosa. Sì, si sono verificati altri due casi. Ti manderò i dettagli via mail. Qui fuori è pericoloso, ti consiglio di tornare tutti dentro. D'accordo, ora sistemerò tutto, Geo. Amy. Non capisco bene cosa stia succedendo, ma fai attenzione, ok? Sì, non preoccuparti. Bene, andiamo via. Ora viene il bello. Riusciremo a stanare con l'abominevole uomo della neve. Costi quel che costi. Ok, e vada per le palle di neve. E sono ancora con riuscito. Ok, leggiamo la mail di Zack, perché mi diceva... Ok, riguardo a quelle palle di neve giganti, c'è un luogo sospetto di fronte all'ingresso dell'hotel e altri due a Ghiottolandia. Massima attenzione. Ok. E trasformiamoci con gli sci, cambiano DM, già starà, sai, vieni, guarda! Ok, allargo gli sci, sono trasformato con gli sci. Ok. Occupiamoci dei virus responsabili di questo disastro. Sì, spaziamoli via tutti! Ok. Dei snow roll, neve che rotola, letteralmente. Cosa? No, non vale, si parla di un colpo. E io ho evitato tutti e due. Ah, io ce l'ho preso, pensavo di non prenderlo mai nella vita. Aia. Ma veramente? Perché è andato di là al centro? Cos'è che è? È elementale, purtroppo. Ti do questa brutta notizia. Ok, nemico eliminato. La battaglia più brutta del secolo. Bene, qui è tutto a posto. Ok, un tizio caio sempre mio qua. Occupiamoci dei virus responsabili di questo disastro. Sì, spaziamoli via tutti. La frase sarà la stessa, dite però, anche per il prossimo. Vedete l'odio? Vedete l'odio che non gli prende? Morite! Odio sti virus qua! Bene, qui è tutto a posto. Ci manca solo uno quindi. Occupiamoci dei virus responsabili di questo disastro! Sì, spaziamoli via tutti! Ok. Se non ho capito male, sono elementato, giusto? Muori. L'ho lisciato? Ma porca miseria! Scusate ragazzi, ma queste battaglie sono veramente brutte perché non riuscite a agganciare questo tipo di nemici.
Bene, qui è tutto a posto. Ho ricevuto un'email. Ok ragazzi, ma per oggi mi fermo qua. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto sicuramente mettete mi piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo in un prossimo video di Mega Man Star Force 2. Quindi, bella ragazzi.